Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Via Cappellini. Allora, guagnè, oggi è giovedì, un mercato manca oggi ste, arriverà, il governo arriverà, ma pure il comune arriverà, andiamo a pace. Ragazzi, allora, che facciamo? Vogliamo parlare della finale di ieri sera, Juve-Napoli? Napoli vince i rigori. Anche se per me meritava più nella partita, ai rigori si sa, Penelotteri. E me qua già che mi vengono nervoso. Dunque, Sarri, come al solito, su due finali, due sconfitte. Gattuso, avevo già detto che è un buon allenatore, un buon guagnolo, è serio. E dai, che cavada. Le pagelle, facciamo le pagelle. Juve. Buffon migliore in campo, poi ci ha salvato due gol e forse qualche cosa di chiave, ai rigori non poteva fare nulla. La difesa De Ligt e Bonucci, la sufficienza sono picchiati. Quadrat 5 e mezzo, Alexandro 6, centrocamp 5, Pjanic, Betancourt e Matuidi, dai, Casaguanta, i tre attaccanti, 4 Douglas Costa, 4 e mezzo Dybala. Meno 3 Ronaldo, meno 3. Avevano la 3 milioni, se posso sapere, 3 milioni con Milè, 3 milioni con Cunè. Perché stel Pit de Crist. E voi, giornale, Ronaldo, se la vede lui, non sbaglia mai due partite. Ronaldo da d'oro, no, che pubblicità lo fai, che schifo. Comunque, è proprio tutta la squadra, Nengo, Bernardet, Strass, Mangala, che è insegnato. Tutti qua, Danilo, da Tras, Fasciurgo, senza rincorse, pareva che stavo o polo polo a scuola, o a me abbaccia la prima ecca al pallone. Il Napoli, Meret, 7, ha fatto qualche parata, qualche cosa. La difesa tutta 6 e mezzo, perché ha squadra buon con Koulibaly, Maschimovic, Di Lorenzo, Mario Rui. Centrocamp, 6 e mezzo, ha fatto un bel centrocamp con Demme, Zielinski, Caleion. Insigne, Mertens, 5 mezzo, se non hanno fatto un cazzo nulla. Milik, atrás, non è che fa, avevo cassiato per segnare, non ha fatto nulla, come Kural, che atrás, sai, dai, come Elmas, il Metz, la Sourda. Ai rigori, si sa, ai rigori, una lotteria, e nella lotteria la perdiamo. Che se la scondavo che la perdiamo con Apple, regalo. La Supercoppa, qualche anno fa, e ieri sera. Allora, già sono 2 su 2, signor Sarri, alla grande, si passa Supercoppa, la Lazio e la Coppa Italia. Mo ci resta il campionato, ci squima da che sì, manca terza rima. Onore al Napoli, mi fa spiacere. Ho sentito il caro presidente Laurentiis che già avevamo detto ogni allenatore che se ne va, uomo fu. Sarri, Nerbupo, Angelotti, grande allenatore, bim, 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 bim. Ai Serdis che da quando è venuto Rino, sapete, proprio la differenza che ha dai Genus, è un sesto posto in campione. Vabbè, se lui è contento, vabbè, ha vinto, io ne posso parlare che cavolo. Come avete visto, la Juve è sempre fair play, Agnello ci deve dare metà, il caos che quando vengono euro. E poi vuole fare un appunto alla Rai, ma non è che la vizia c'è da partire, sai, la vergogna, ogni 10 minuti pubblicità, 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 pubblicità. Varia l'aria candente, proprio se vedeva. Perché quando perde, è sempre alba, ah, è tutto a posto, ha vinto, ha festeggiato, che dai, la Ferrari, la bambola assassina, dai. Stavo candente, fino anche a dire, torniamo al San Paolo, che con pensiero so, stavo a San Paolo, non stavo a Roma, stavo a San Paolo. Vabbè ragazzi, e ci va che come sapete che voi che paese. Vi raccomando, ricordatevi di Viale Cappellini, a Molfetta, dalla strada di Corso Forner. Vi volevo salutare due amici che ci siamo venuti a trovare ieri, Stefano e Pippo, due bei amici. Ci serve qualche cosa, montaggi di aria condizionata, pulizia, sanificazione, so guagniamo una garbata e precisi. Saluti a Pippo e Stefano, saluti a tutti gli amici di Via Cappellini, dal Pausa Caffè, Videolandia e sem forza Juve, pur sempre di, cioè me fa, si vince e si perde dal calcio, anche se sono a festeggiare chiù l'inderist che ha una platea,
però contenti loro, ma è buono tutto caos, ma niente. Se si è fatto un momento, alla faccia di Sarri. Cornetti buoni, roba pasticceri, ma niente, anche con quel che è roba che sì. Beh, dopodiché, vi auguro una buona giornata e tutto buono. Ciao ragazzi.